Ciao a tutti, questo inizio di un video sarà un po' strano perché sarà muto, nel senso che voi non vedrete la mia faccia, ma sentirete Alice del futuro che vi parla. Quindi, ebbene sì, siamo arrivati al fatidico momento di fare le radici dei capelli. Come vedete, le ho già fatte fuori dal video perché sono tornata tardi dal lavoro, voi non lo sapete. Ma fuori sono tipo le 18, è già buio pesto. Però appunto Alice ci teneva a fare la tinta con voi, anche se è molto molto scomodo, e il video sarà muto perché mia mamma sta guardando Barbara d'Urso in sottofondo. Bene, iniziamo subitissimo. Vi ho chiesto in realtà su Instagram come fare i ciuffi che prima erano lilla, per cambiare colore e farli un po' più fluo, volevo qualcosa di un po' più strano, quindi ho pensato verdi fluo come le radici, gialli fluo come non lo so, oppure fucsia tipo Cosmo e Wanda, e la vostra scelta è anche quella di mia mamma, quindi a maggior ragione ha più peso, ha scelto ovviamente la strada più trash, quindi il fucsia. Adesso mi vedrete un po' mischiare le tinte. Il colore che andrò a utilizzare sulle radici è il Spring Green di Direction. Vi lascio sempre il link qua sotto di Amazon dei pacchettini da 4, che sono quelli più convenienti a parer mio, dove appunto risparmiate un sacco perché praticamente è come se una non la pagaste. Quindi sono ottimi, ottimi, ottimi. E vado a mischiarli con del balsamo. Il rosa l'ho mischiato anche un po' di Lime Crime, però vabbè, non importa. Adesso andiamo a mixare e vedrete tutta l'applicazione, giusto? Boh, non lo so, penso di sì. E noi ci vediamo al risultato terminato. Hola! Questa è la vostra Alice del futuro che vi parla con i suoi capelli mostruosamente verdi. Mi sono messa più vicina dell'altra volta, spero vi faccia piacere comunque uno perché intorno alla mia camera è un disastro. Sono tornata ieri da Milano per quella collaborazione molto importante che vi dicevo. In realtà questi qua non sono i capelli appena fatti, ma sono passati un paio di giorni. Ovviamente per vedere il video di come erano appena fatti li trovate sul mio TikTok, perché vi è uscito un video, boh, dei video un po' strani, un po' simpatici. E quindi niente, andateli a vedere lì. Però spero renda lo stesso con questa luce. Questo qua è il colore dei capelli. Le radici adesso erano molto più verde fluo il giorno stesso, ora si stanno un po' attenuando, il che in realtà mi piacciono tantissimo perché può non sembrare, in realtà sono molto verdi ancora. La cosa che mi piace è che il verde abbia coperto un po' l'azzurro e sia diventato tipo un verde blu petrolio molto chiaro. Però il verde fluo, raga, è qualcosa di fenomenale, mi piace un botto, mi piace. Questi qua sono i miei ciuffetti. Il rosa perde molto più in fretta dei verdini e degli azzurri, quindi purtroppo non è più fluo come era il primo giorno, però spero rendano allo stesso modo, nel senso che sono ancora belli, belli fluo. In realtà nel mentre li ho già lavati altre due volte, perché ovviamente è passato un po' di tempo. E niente, tra l'altro poi mi sono fatta anche bella liscia, così appunto è un po' per dar respiro ai capelli e un po' perché sto utilizzando dei prodotti un po' particolari per renderli più lisci, senza piastre, senza rovinarli, ma di quello vi parlerò più tardi perché me l'avete chiesto anche su Instagram, quindi vi farò vedere cosa utilizzo una volta per tutte. E nulla, spero vi piacciono, intanto tra l'altro
Vi giuro, mi sono venuti i brividi, mi sono bloccata un secondo, perché vedo il riflesso nello schermino del mio occhio, solo che sono molto, cioè, più vicina di quel che sembra, forse, no, forse no. Non lo so, e vedevo un occhio dietro, mi sono venuti un po' i brividini, un po' l'ansietta. E niente, mi piaccio, così verde come un pino. Tra l'altro ho fatto uscire un make-up del Grinch sul... sull'Instagram, che spero abbiate visto, di cui sono sia abbastanza proud, però non potevo non fare un make-up Grinch con questi capelli verdissimi. E nulla, mi piacciono veramente tanto verdi, in realtà non pensavo, cioè in realtà li avevo già avuti verdi e fanno risaltare ancora di più i miei occhi. Devo dire che mi piace veramente un sacco il make-up verde, sì, i capelli verdi. Non lo so, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. E in realtà sono anche molto tentata da rifarli split, quindi divisi da un lato e dall'altro. Però aspetto ancora un bel po', aspetto che scarichi da solo, anche perché il verde perde molto di più. Infatti per questo vedete che ha perso in realtà già molto dal primo giorno dove era verde evidenziatore. E nulla, però mi piacciono veramente tanto e vorrei rifare gli split, però vorrei farli un po' strani, tipo gialli e arancioni. Non so perché, non so cosa passi nella mia testolina malata. In realtà li rivorrei con del nero, però il nero sui miei capelli non è possibile farlo senza che le tinte chimiche me le devassino, quindi sono un po' sad, perché mi piacerebbe veramente averli metà tipo verdi, cioè metà neri e metà rosa, proprio quello che mi piace un po' di più alle melanie, ma aspetterò quando avrò i capelli un po' più lunghi. In realtà in questi giorni, devo essere sincera, balenando su TikTok, perché tutti quanti hanno questo look un po' particolare, dove hanno i capelli neri con la frangia e tipo solo un triangolo di frangia decolorato, tipo bianco sul nero o rosa sul nero. Sono bellissimi, raga, cioè sono veramente stupendi. Solo che con la frangia, che se me l'avete detto 3000 volte, li ho già avuti con la frangia. Io i capelli molto spessi e di base mossi, cioè la mia frangia si arriccia su se stessa, e siccome ho tanti capelli non verrebbe effetto figo tipo filino filino alla Rosalba, a me verrebbe tipo tendone da circo dove i capelli non si dividono nemmeno per sbaglio. Ed è così da sempre, perché tranquilli, non è per le tinte, ho sempre avuto i capelli così, quindi... Tra l'altro sono l'unica, no, cioè mia sorella è molto più lisci, però tipo tra tutte le mie cugine, le mie zie, visto che mio papà è l'unico che ha appunto i capelli un po' più lisci, io e mia sorella siamo le uniche due della famiglia che abbiamo i capelli un po' più lisci. Cioè Irene sono un po' spaghettini, liscissimi, i miei invece sono belli mossi, però fidatevi, non ricci quanto le mie cugine e le mie zie, perché sono veramente dei cespugli, loro veramente afro, quindi molto fico. Quindi ogni volta che mi commentate i capelli su qualcosa tipo ma sono secchi, ma non dovresti colorarli, raga, i miei capelli sono secchi di base, li curo con maschere veramente da quando ho 12 anni, ma semplicemente per il fatto che appunto sono molto mossi, sono molto crespi, sono spessissimi, cioè vorrei voi poteste toccare un mio capello perché ha veramente lo spessore di uno spago, cioè è enorme. E per quello che dico è anche molto difficile che i miei capelli si spezzino, abbiano strani problemi, perché so cosa faccio, so cosa vado a mettere sui miei capelli. Arriviamo al dunque, come faccio ad averli così lisci? Non li piastro, non utilizzo nulla che sia fonte di calore sui miei capelli, tranne il phon. Alle radici se faccio le treccine, perché poi si asciugano da soli i mossi, li tengo sulla notte, sono quelli che mi piacciono un po' di più. Però ultimamente... per nutrirli un po' sto utilizzando i trattamenti alla cheratina. C'è questo brand giapponese, tra l'altro, che è nuovo, che si chiama Mairaki. Non vorrei pronunciare malissimo, tipo, scusate, ho perso un'unghia. Non vorrei pronunciare malissimo il nome. Ma sono i trattamenti 100% vegani. Sono cruelty free, mi sono informata, perché comunque qualunque prodotto sia asiatico, molto spesso purtroppo, come i prodotti coreani, sono testati su animali, e voi sapete che non utilizzo nulla che non sia vegano e cruelty free sui miei capelli. E appunto loro me li hanno inviati in realtà per provare, non hanno voluto video, non hanno voluto foto né nulla. Però devo dire che mi sento di nominarveli, uno perché voi mi avete chiesto se li piastro e perché li piastro, no, non li piastro, ripeto. E sto utilizzando in realtà solo loro perché sono trattamenti doppi, cioè adesso vi mostro. Sono tipo una boccetta di shampoo e una di cheratina. E praticamente lo shampoo è stranissimo perché ne basta pochissimo, è molto concentrato, però non ha lo schiumogeno, io non sono molto abituata a quelli proprio...
totalmente senza. Ci sono alcuni shampoo solidi Lush, di quelli nuovi, che non ce l'hanno, e per me è stranissimo ancora abituarmi, perché se non fa schiuma mi sembra di non lavarli. Però è di base uno shampoo abbastanza purificante, quindi in realtà li lascio molto puliti, perché dopo il trattamento alla cheratina va applicato sulle lunghezze, su capelli umidi prima di asciugarli, e tenuto su in posa 20-30 minuti se avete i capelli lisci, se li avete ricci anche fino a 50 minuti. Più lo tenete su, diciamo, più l'effetto è lisciante. Il capello già, cioè, te lo nutre istantaneamente, infatti ne basta pochissimo. La prima volta pensavo di non stesse facendo effetto, infatti ne ho messo un bel po'. In realtà, tipo, avevo proprio i capelli ricolmi di cheratina, li ho dovuti lavare, infatti veramente mi bastano veramente due pump e andare a mettere sulle lunghezze. Si tiene in posa un bel po', appunto dai 30-50 minuti, quanto preferite, io lo tengo sempre un 30-40, tanto fa solo bene. E dopo andate non a risciacquare, ma ad asciugarli con il phon. Se li volete proprio extra lisci, se siete molto ricce, potete passare la piastra. Di base però non servirebbe, cioè non serve avere la piastra, basta soltanto appunto andare ad asciugare. Io ci ho messo ovviamente un minuto, perché la cheratina va anche già a lasciare il capello bello asciutto, quindi in realtà è bastato ovviamente un minuto di phon, non sono stata neanche sotto tanto, e sono venuti super super lisci. E questo qua è un kit doppio, nel senso che avete sia lo shampoo e la cheratina, tra virgolette, in mini size, nel senso sono un po' più ridotte. Se no, in realtà mi hanno inviato anche le versioni, uno a maschera, proprio a balsamo alla cheratina, quindi senza la cheratina pura, perché sta nell'altro kit. E questo qua, che è sempre uno shampoo riparatore con una base di cheratina, perché tra tutto quanto la cheratina ed è tutto anticrespo e anti strani capelli volanti, però appunto è fatto tutto in maniera vegana, cruelty free, via dicendo, per lasciare il capello bello riparato. E devo dire che sono tipo un mese e mezzo, due, che li sto testando, e di qua i miei capelli stanno recuperando un sacco. Li ho tagliati comunque di qua per pareggiarli, perché ancora le punte si stanno sistemando, però sopra, se vedete, sono già molto molto morbidi, quindi io sono molto molto soddisfatta. Comunque, vi concludo qua il video, anche perché penso che il trapper che abita qua di fianco, invece che andare a scuola, trappa tutto il giorno, ha deciso di iniziare a rompere le palle adesso. Comunque, appunto, spero che il colore vi piaccia, fatemi sapere in un commentino. E nulla, vi ricordo che a breve usciranno probabilmente le magliette, spero settimana prossima. Adesso, domani, vado a vederle, cioè a vedere il disegno, a discuterne con Vittoria. E niente, quindi niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, perfetto, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche, e qualunque idea in realtà abbiate per video, TikTok, vi dicendo, fatemelo sapere questo nei commenti. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video, quindi vi auguro una buona giornata, ciao!